pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Contro Chiavettieri, partita finita 2-0 per la Scanaias, anche un migliore in campo a Buzzo e con il migliore dei suoi per i Chiavettieri, Cagazzo. Cagazzo, oggi una buona partita per voi, solo che non avete segnato. Come si imposta? Siamo mancati sotto porta, però loro sono rimasti più cinici e hanno meritato la vittoria. Da salvare oggi per questi Chiavettieri, cosa c'è? La prestazione non è stata tanto male, però c'è da migliorare. Secondo te per migliorare cosa hanno bisogno gli Chiavettieri? Ma abbiamo bisogno di segnare perché ci mancava più. Va bene, ci abbiamo una cosa. Va bene, in bocca al lupo, secondo te. Ciao Ale. Andiamo dal migliore in campo che ci consegniamo la... Si chiama Antonio U. Abuzzo. Eccolo, Antonio U. Antonio, grandissima partita per te. Hai salvato i tuoi in più occasioni. Cosa si chiama? Devo dire, vabbè, abbiamo giocato bene. Il primo tempo ce la siamo cavati. Però a differenza del secondo tempo alla fine ho fatto qualche bella parata. Comunque devo dire, forse il secondo tempo siete un po' calati. Quando soprattutto è uscito Varvelli è cambiata la partita, perché Alfonso è tornato indietro e non riusciva a coprire bene. Però quando è ritornato sono messi lui Varvelli e Michele a difesa, la situazione è cambiata. La difesa è cambiata più forte. Secondo te il punto forte di questa squadra chi è? Il giocatore? Il portiere. Secondo me oggi c'è la mancanza di Oni, Onofre Luciano è mancato. Quindi è lui il punto forte. Sì, la vecchia situazione, perché comunque corre, scatta, gioca. Il punto debole? Punto debole secondo me è proprio Epifania. Epifania è la motta. Però oggi ha fatto una grande, ma soprattutto ha fatto due gol belli. E la motta che ha fatto? La motta è scarsa, si mangia solo panettone, ma solo che sa fare. A chi vuoi dedicare questa medaglia? No, tutta la squadra. Va bene, andiamo nuovamente al torneo. Ciao ragazzi.